che cosa ci fai in casa mia? Brutto uomo che non sei altro! Lo sapevo che eri qui, lo sai? C'è The Man from the Window, è nella window di camera mia. Ma non ha capito che io non ho paura di niente, di sicuro non ho paura di lui. Infatti oggi affronteremo il prequel del gioco di The Man from the Window. E voglio vedere tu se poi mi lasci stare, o se mi viene a disturbare ancora una volta. Stupido uomo alla finestra. The Bit More Know Zero. Non ho idea neanche di che cosa voglia dire il titolo di questo gioco, ma so che è il prequel The Man from the Man from the Window. Quindi nuovo gioco, ovviamente riconosciamo i tratti del menu iniziale, quindi sappiamo che è proprio suo. Nuovo gioco e non vogliamo skippare un bel niente. Vogliamo vedere bene tutta l'introduzione per capire che cosa succede. E come al solito, beh, ormai ci abbiamo fatto l'abitudine, i personaggi hanno un po' certe caratteristiche. Insomma, Sandra, che cosa è succede? Zia Sandra? Zia Sandra, piccolissima zia Sandra. Sì, chi è che parla? Mamma dice che non può servire la cena finché non torni qui con il tacchino. E vuole che io ti dica di sbrigarti per favore, perché abbiamo fame a casa del tacchino. Lo sai che io ho dovuto prima cucinare questo tacchino? Quindi non voglio sentire ragioni, ok? Adesso lo sto finendo di scaldare con le mie natiche giganti. La prossima volta può venire qui lei e prendere il tacchino, ok? Guarda qua. Ora vuole che io ti dica di smetterla di blablare come una stupida e guidare più velocemente. Ehi, allora dille che quando arriverò metterò questo tacchino direttamente nel... Cosa è successo? Cacchio! Nacchio! Cos'è? Stai bene, zia Sandra? No, che non sto bene, ragazzo! Zia Sandra mi farà venire mal di gola a forza di parlare in questa maniera. C'è qualcosa che non va con la mia Sandra Mobile. Mobile. Forse è morta la mia macchina. Mannaggia, aveva solo 200 milioni di chilometri. Zia Sandra? Tutto ok? Sei ancora qui? Zietta? Ma cos'è? Non mi senti? Sei deficiente? Ma che ti chiami? Alex Now? Sei? Devo chiamare... devi chiamare tu per me il carro attrezzi. Clic! Oh, ma le ho già appucciato. Mi hanno riattaccato il telefono, non capisco perché. Mannaggia. Beh, sono le 9:37 della sera. È un casino. Rimanere bloccati in mezzo al bosco apre la via a tutta una serie di mostri che possono venirci a farci visita. Avrò bisogno di camminare il resto della strada a piedi. Oh, odio camminare. Non ci sarà più luce. Ma è ora che io inizi a camminare per la strada. Dovrei farlo alla notte. Ma è meglio accucciolarsi. Ah no, ho capito, non vuole andare al buio, ok. Quindi allora dovrò rimanere qui fino al mattino, avete capito? Così, cioè non mi piace dormire nella boscaglia così, ci sono i cinghiali. Però, insomma, mi devo pure arrangiare, ecco, mi devo pure arrangiare. Ok, sono le 10 meno un quarto della sera. Cos'è stato? Mi sto cagando addosso. Hashtag tutti insieme nei commenti, per favore, darmi un po' di coraggio, per cortesia, che a me i boschi mettono un po' di paura. Giusto un po' di più. Cos'è quello? Che cos'è quello? È un... Cos'è? Non ho capito, non credo che sia il mostro, però. Non mi sembra così brutto. Brutto è brutto. No, però c'è di tutto che sta camminando qui. Sento passi dappertutto. No, non sto capendo. Non so, forse c'è qualcosa in macchina che devo fare. Perché io non vedo una bella... Un altro di questi cosi, ok. Vabbè, sono dei cosi che sicuramente saranno molto utili per qualcosa. Però io non posso uscire. Ah, ok, devo aspettare. Oh, non c'è proprio motivo che io resti qui tutta la notte, immagino. È meglio che io mi addormenti un po', per un pochino, così da essere super rigenerata per il mattino domani, che devo camminare un bel po'. Sono le 10 della sera, quindi manca tutta la notte, lunga la notte, dalle 10 della sera, arca miseria. Cos'è stato? Cos'era? Il cugino di The Man from the Window? The boy from the woods? Il ragazzo dal bosco?
Non mi è piaciuto il suono che ha fatto quella cosa. No, neanche un po', minchia. Non mi è piaciuto proprio. Cosa ci fai nel sedile di Didier? Quando è successo? Ah, un fucile, però, vabbè. Qualsiasi cosa sia, a me è meglio che stia lontano, perché se no io gli do quello che gli spetta. Una spum! Una bella fucilata tra cappa e collo, minchia, sono fortissima. E se non ci resta nel bosco, avrò qualcosa di pronto proprio per lui, capito? Lo scanno. Ah, sì. Ho proprio dei colpi io. Urca. Ne ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Credo una decina di colpi a occhio e croce. E sono le 2 del mattino. Sono le 2 del mattino. E sento frusciare. Non mi piace neanche un po'. Non è che il nemico è quella specie di alce pazzo? Eh? Perché può essere. Cioè, non puoi mai sapere, eh? Non ti puoi mai fidare di nessuno, eh? Sai mai che è un mostro? Gli sparo? Ditemelo voi. Io sparo, eh? Sparo? Sparato. Ho fatto male? Non lo so. Oh! Ce n'è altro. No, non credo di dover fucilare tutti gli alci della foresta, però. Non credo. Mi sembra strano, capito? Anche perché... Cioè, non mi sembrano aggressivi. Però nella paura del momento ho pensato che fosse una buona idea. E mo? Allora, l'alce che ho ucciso è lì. E non dovevo sparare un'altra volta. Sto finendo e poi... Vedo male io o c'è una roba tipo capriforme lì allo proprio al limite della foresta? Io gli ho sparato, eh. Qualsiasi cosa fosse. Non mi pare di averlo nemmeno preso, però. Perché sono... Cos'è? C'è qualcosa dappertutto. Ho visto qualcosa lì. Sarà un altro alce formicolante? Sembrerebbe di sì, eh. Io non so se devo sparare a tutti gli alci. Magari devo dare da mangiare al mostro. Cioè io gli ammazzo gli alci così lui se li mangia e sta tranquillo. Ecco. Non risparare, non risparare. Non è una buona idea risparare. Sono finiti i colpi. Oh, cos'è? 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 Mamma mia! Ma che cacchio era? Ma era lui? Che brutto, che brutto. Alla fine cos'era? Un tapiro. Era un tapiro sceno, avete visto? Ha infilato quel suo naso da tapiro tutto lungo così. Mio Dio. Ma era il mostro, dite? Magari no. Ho crepato quello. Cos'è sto? Cos'è sto rumorello? Oh, ma fa finta di essere morto quello. Perché fa così? Oh, oh. Ho finito i colpi. Ho finito e No. Cos'è sto rumore di erba tagliata? C'è qualcuno che sta facendo il giardinaggio? Eh? Perché? Perché sento un rumore dappertutto? Sento un rumore dappertutto. Mamma mia, l'ho visto nello specchietto, che brutto, guarda! Mamma mia! No, cosa stai facendo? Ma sta prendendo il bagaglio. No. E io non ho niente per Ma oh, mi ha ciuccio pompato, mamma mia! Ma che brutto! Come ha fatto? Aveva le mani prensili, è riuscito ad aprire il bagagliaio! Brutto pezzo di me... Dobbiamo riprovare! Saltiamo l'intro, sì, assolutamente, l'abbiamo già vista! Cosa devo fare? Quindi non devo sparare agli alci, devo sparare solo a lui! Penso! È perché altrimenti consumo i colpi, però magari un alce serve per distrarlo! Magari devo sparare un alce... E poi non più? O magari no? E però sembrano un po' aggressivi gli alci, perché, cioè, capito, perché ci sono se non li devi sparare? Capito? Magari per distrarti? Quindi tu devi ignorarli completamente, devi avere l'arguzia pazzesca di sparare solo il tapiro from the bagagliaio? Come si dice bagagliaio? The trunk? Eh? The tapir? Il tapiro come si dirà? Non lo so. The formichier from the trunk? Altro che The Boy from the Woods. Questo è un mostro geneticamente modificato. Un macaco allungato del Nicaragua. Non mi è piaciuto proprio. Però adesso ce la possiamo fare, eh? Non dobbiamo avere paura di lui. Noi siamo più forti. Tutti insieme ancora di più. È per questo che io ci tengo che voi scriviate hashtag tutti insieme nei commenti. Perché sembra una scemenza, ma a me mi dà energia. Che vi devo dire? Perché io fossi da solo, secondo voi io giocherei ai giochi horror?
io non guardo i film horror perché ho paura. Se guardo una serie horror che fa appena appena paura, poi la notte non dormo, guardo la porta tutta la notte. Quindi, sì, però non passate vicino alla macchina. Cioè, con tutto l'amore, l'ho visto, è lì, però c'è l'alce dall'altra parte. Che cosa potrebbe volere dire? Perché lui è lì e l'alce è lì? Non è che magari l'alce lo scaccia? Magari lui ha paura degli alci? Che ne so io? Può essere. Potrebbe essere. Ma soprattutto, come faccio io a sapere? L'ho visto. Vabbè, ma in teoria è, non è difficile. Cioè, se lui si affaccia solo dal finestrino, dall'altro finestrino, da davanti e da dietro, e tra l'altro se lui è dietro io lo vedo perché ho lo specchietto, non mi può fregare. T'attacchi al tram. Volevi, ti era piaciuto, volevi infilarti dentro la macchina. No, non c'è spazio per due. Sono corpulenta, ok? Sandra c'ha un petto prorompente e anche due belle chiappozze sode, quindi non puoi venire. Sì, però sti alci che mi passano davanti a me non vanno bene perché fanno lo stesso rumore. Lui fa lo stesso rumore di passi e poi arriva l'alce e io mi confondo. E devo essere bravo perché qua non bisogna prendere sotto gamba. Perché lo sapete come fanno questi giochi, no? Un po' tipo Five Nights at Freddy's. All'inizio è facile. Poi arriva di continuo. E ti dà meno tempo. E ti frega di brutto. Quindi se noi non siamo furbi qua, il signorino ce la mette in saccoccia. Questo è un alce. Ma poi staremo facendo bene. Cavolo, potessi avere accesso ai vostri suggerimenti sarebbe molto più facile. Perché io non ho idea. Metti che non bisogna fare così. Magari bisogna che ti conservi i colpi. Magari alla fine, che ne so, magari devo toccare qualcosa nella macchina. Ma non mi pare però, perché non vedo pulsanti. Quando miro qualcosa mi si illumina di rosso. Dentro la macchina non mi pare che si illumini di niente. Però lui continua a non venire e ogni tanto sento dei suoni. Mi sa che sparandogli gli ho proprio fatto paura, Gli ho dato una lezione. Come Dio si comanda, insomma. Mi sto cagando. Sapete cosa vuoi? Mi sto proprio cagando addosso. Perché è una situazione di tensione. E poi sento dei suoni. Io non so se voi li sentite, ma io sento dei suoni, ma tanti. E poi non viene. Ti prego. Cioè, se mi devi ammazzare, vieni. Ah, aspetta, è successo qualcosa. Mi sto addormentando. No, Sandra, cosa fai? No, è un'idea stupida. No, ma se mi addormento con quella cosa là fuori, non finirà bene per me. Giusto, non dormire. Le prossime ore non saranno facili, Non mi dire che devo gestirmi lei che si addormenta. Che ore sono? Le 4 del mattino. Quando ti addormenti, premi spazio velocemente per svegliare. No, Sandra, non mi fare questi scherzi, Sandra. Sandra, che stai a fa'? Sandra! Come faccio a capire quando si addormenta? Vedrò tutto buio? Perché quell'alce sta cercando di venirmi addosso? È un segnalatore? Protegge il tapiro matto? Ho sentito passi. Eccolo! No. Che paura, no, io non lo posso fare sto gioco. C'è una faccia talmente, mi è venuto un brivido di cagamento addosso. Un brivido di cagamento addosso. Perché poi me lo son visto nell'angolo della macchina, non lo vedevo. Vi giuro, mi sono cagato addosso. Perché devo fare sti giochi io? Perché, no, non dormire. Oh, pezzo di, e lui veniva quando io dormivo. Non lo fare più. Non lo devi fare più. Cosa sono quei due occhi là nel lontano? Non lo fare più, brutto infame. Stava venendo mentre io mi stavo addormentando. Infame, vergognati. Pezzo di schi maledè. Cosa c'è lì? Perché ci sono queste? Cosa sono quelli? Cosa sono quelle cose? Perché? Sto spaventando. Sta tornando. Pezzo di maiale. Torna da dove sei venuto. Vai via, sai. Quanti colpi mi rimane? Questo è un alce, ok? Sta tornando più volte ora, è molto più aggressivo. Forse sta arrivando un camioncino di soccorsi. Il carro attrezzi, no? Sta mette molto, però sta arrivando. Slow and steady.
Piano piano, ma arriva. Cos'è quello, un alce? Ma che cacchio ti metti lì? Mi fa venire gli infarti, mi fai venire. Infame. No, mi sto addormentando. Svegliati, sveglia. Sveglia, Non fare cagate, Sandra. Non fare cagate, Sandra. Sandra, io e te, durante questa notte, all'addiaccio, al freddo, nel bosco, con il mostro, il tapiro from the woods. No, Sandra, 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 mi fai fa un casino, Ci stura. Pezzo di porco. Mi voleva fare. Mi voleva. Mi desidera. Mi brama. Smettila di aprirmi il bagaglio. Oh, ma non t'hanno insegnato niente. Pezzo di... Sandra! Sandra, stai con me! Sandra! Non fare così, Sandra. Ancora. No, ragazzi, ma è un assalto continuo. Io ho solo 3 colpi più, Ma quanti... Ma ne è più di uno! Ne è più di uno! Raga, ne è molti. Io ho un colpo solo. Finiti i colpi. Ma io... Non ho più colpi! Che devo fa? Che devo fa? Che devo fa? Ho capito! Ho perso! Non posso aver perso, ho fatto... Allora non ho capito. Allora io ho usato tutti i colpi, ho fatto il mio meglio. Cioè io non potevo fare di meglio. Ho usato tutti i colpi, che avevo a disposizione. Cosa devo fare di più di così? Sono le 5 e tutto va bene. Cioè va bene per modo di dire. Prima io non so che cosa è successo. Perché lui è continuato ad arrivare 10.000 volte di fila? E sta cosa è stata preoccupante, perché se succede di nuovo non c'è modo in cui io possa avere i colpi. Quello che io ho pensato potrebbe essere che se io mi addormento lui viene di più. Quindi magari io posso provare a non permettere mai a Sandra di addormentarsi, così da poter impedire al mostro di arrivare più spesso. Poi magari devo lasciarlo avvicinare un pochino, in modo che lui possa essere sparato. Che cacchio è stato? Cos'è stato? Qualcosa si è sbattuto. No, era sopra il tetto. Qui posso... No, io non ci posso credere. Cioè, era sopra il tetto. E mi ha fregato da sopra il tetto. Beh, si sentiva, però, cavolo. Voi lo sapevate che c'aveva un tettuccio questa macchina? Io no. Però sono di nuovo le 5 passate. Questa deve essere la volta buona che ce la facciamo. Mi metto l'asciugamano. Mannaggia a sto schifo. Non mi faccio addormentare. Non esiste. Non ho proprio la minima intenzione. Controlleremo anche il tettuccio tenendo gli occhi apertissimi. Ok, lì credo sia un alce. Sì, è un alce. Ok. Continuiamo a guardarci bene intorno. Se va sul tettuccio in teoria dovrebbe fare quel rumore. Quindi noi massima concentrazione. Dobbiamo arrivare, credo, fino alle 7 del mattino. Credo fino alle 7 del mattino. Quindi stiamo andando bene. Sono le 5 e mezza e abbiamo tanti colpi, sempre sperando che non succeda di nuovo quella cosa. Ma secondo me è forse... Ok, questo è un alce. Forse una volta devi morire. Cioè praticamente il gioco prevede che una volta tu muoia, perda. E poi la seconda volta invece va diversamente, perché prima erano arrivati troppi di quei mostri. Io, ragazzi, vi giuro, mi sto cagando addosso. Non dormire, Sandra! Sandra! Non devi fare così. Ci lasciamo le penne, tutti e due. Tutti e due ce le lasciamo. Non devi dormire. Non devi abbandonarti al sonno. Il dolce dormire non fa per te oggi, ok? Con tutta la calma del mondo, Sandrina, vedrai che ne usciamo. Ne tiriamo fuori tutte le scarpe da questa situazione di merda. No, scusate, ma sono un po' cagato addosso davvero, eh? Allora, tra gli alci intorno sta andando tutto bene però, eh? Sta andando tutto bene. Sandrina sta resistendo. Beh, Cos'è stato? Non è che mi esce da qualche parte, no? Io ho sentito un rumore. Ho sentito un tonfo. Infatti mi sa che... Eccoti. Bella botta nel muso, zio! Portala a casa! Vai a piangere da mamma tapira! Cara, per favore, non ti ci mettere anche tu a dare calci per terra, però, perché qui la situazione è già abbastanza drammatica, ok? Senza che tu fai rumore e mi butti giù le cose. Sandrina! Sandrina mia, non devi fare così. No. Dormire è off limits. Se dormi, muori. Non ti svegli mai più, Sandrina. Guagliona.
Dai che manca mezz'ora, stiamo andando benissimo. Meno di mezz'ora. È fatta. Dobbiamo solo resistere. Se mai quel gugurrone dovesse avventurarsi ancora, noi gli spariamo in bocca, capito? Gli diamo una bella lezione, lo rimandiamo dalla mamma, in lacrime però. In lacrime lo rimandiamo dalla mamma. Piangente, lacrimante, frignante. Ok ragazzi? Perché noi paura non ne abbiamo. Il laionio paura non ne ha. Il vero leone paura non ne ha. La vera leonessa paura non ne ha. Para para para. Ce la stiamo a fa. Mi sto cagando sopra. Ok, però ci siamo, eh. Ultimissimi secondi. 99. Ok. Cosa sta succedendo? Penso che sia abbastanza luce adesso per me per andare e fare una corsa. Ok, lei deve andare alla città, credo, no? A chiamare il caratrezzi. Vai! Vai Sandrina! Vai Sandrina! Vai corri! Run for your life, Sandrina! Che succede? Che? Ah, il cucurrone! Ah, non siamo più in macchina adesso, però. Non ci siamo più, eh. Voleva rubare la macchina. Vrum vrum. Dai, tutto sto casino era un taccheggiatore di macchine. No! Dai, era un ladrone. Che schifo però, eh. Vabbè, è stata una bella avventura, mi è piaciuta. Fatemi sapere se volete vedere degli altri giochi horror. Questo l'abbiamo completato, ci ha dato anche la stellina. E grazie di aver visto il video. E Lion out!